Pensate che l'orologio più importante della città, nella piazza principale, non ha mai segnato l'ora giusta, dal 2002. Ciao, sono Chris, welcome, benvenuti in questo nuovo video. Vi voglio parlare di una città che volevo visitare da un po'. Per lavoro non ci sono mai passato e allora, visto che avevo un viaggio in una zona, ho deciso di fare una deviazione. Non di poche ore, di tante ore, perché non ci si arriva facilmente in questa città. Sto parlando... Denver, Colorado. Ok, vi ho citato lo stato del Colorado ed è giusto cercare di capire dove siamo, visto che quando si parla di stati super famosi o di città da turismo, riusciamo bene o male a piazzarle nella mappa degli Stati Uniti. Bene, il Colorado si trova qui. E anche la città di Denver. 715.000 abitanti, una città abbastanza grossa, due nicknames, quindi due soprannomi, Mile High City, questo è il soprannome quello vero della città perché è un miglio sopra il livello del mare. L'altro soprannome utilizzato spesso è Queen City per due motivi, per le grandi pianure e per le montagne rocciose. Ma andiamo a vedere la città, iniziamo con Larimer Square. A Denver ci si può arrivare anche in treno, la stazione dei treni di Denver è veramente meravigliosa, Union Station. E la stazione si trova proprio di fronte alla piazza dove c'è l'orologio che non funziona mai, o meglio, funziona, ma da spesso l'orario sbagliato. Orologio che è stato installato nel 2002 grazie agli investimenti di un imprenditore che voleva dare il segnale, la marcia in più per Denver, per farla crescere. Il nuovo millennio doveva segnare la strada, la nuova strada di Denver. Così è stato, ma in parte, nel senso che Denver cresce, ma non è mai cresciuta esponenzialmente o in modo enorme come altre città americane. Ma i cittadini di Denver si sono affezionati a questo orologio, che per tantissimo tempo è stato fermo, si fermava, segnava l'orario sbagliato. E si sono molto immedesimati in questo orologio, nel senso che Denver ha la capacità di fare tante cose, ma poi rimane comunque una città eccentrica, dove l'ultimo miglio, quella parte importante, fanno sempre un po' fatica a farla perché appunto sono eccentrici. E questo orologio è diventato un punto turistico della città. Molte guide lo presentano come una cosa simpatica e in effetti lo è. Come da buona città americana che si rispetti, parliamo di sport. Diamo la priorità, visti i risultati sportivi, al basket, i Denver Nuggets. Poi passiamo al football americano con i Broncos. E poi, ovviamente, bisogna citare il baseball con i Rockies. Come in moltissime città americane non può mancare uno stadio, in questo caso il Coors Field, uno stadio di baseball. Che gioca un ruolo molto importante sia visivamente che come attrazione, sia di bar, di ristoranti. Insomma, ci va un sacco di gente a vedere lo sport in questa città.
molto importanti, due quartieri che stanno crescendo sempre di più e stanno prendendo un'identità un po' diversa dalla città. Si chiamano Lodo e Reno. Lodo sta per Lower Downtown. Reno. Questo era un quartiere industriale, totalmente malfamato, molto pericoloso, che è stato recuperato nel tempo e diventato il quartiere del momento. Tutti vogliono venire qua. Reno, River, Nord, Art District. Due passi, anzi quattro passi fuori dal downtown, Denver Central Market. Denver è una città che piace molto negli Stati Uniti, infatti è sempre nella lista delle città da sogno degli americani. Nel 2023 era all'ottavo posto, ci ho fatto un video, se vi va lo trovate sul canale. È una città che matcha perfettamente le esigenze un po' di tutti, perché ci sono tantissime persone che devono abbandonare magari piccole città per cercare più fortuna, oppure i ragazzi vanno a studiare in una città come Denver e riescono perfettamente a bilanciare tutti i servizi, le opportunità che offre una grande città, ma a un tiro di schioppo c'è la bellezza della natura, dei panorami, di tutto quello che la tranquillità può offrire fuori dalle città. Quindi per questo è super gettonata e desiderata. Non è facile perché non ci sono tantissime opportunità professionali, anche se il costo della vita è il 10% più basso della media nazionale. Questo ovviamente spinge tante persone a dire: bene, se devo tentare il trasferimento in una città, perché non farlo a Denver? Questa città è capitale dello stato del Colorado. Quindi c'è un Capital State Building, che è questo qui. Questa scritta che indica un miglio sopra il livello del mare. Ma la cosa assolutamente più bella, a mio parere, di Denver, assolutamente da vedere a Denver, è l'anfiteatro del Red Rock. Veramente da pelle d'oca, e se siete fortunati potete trovare o qualche orchestra oppure anche qualche concerto super cool. Gli outdoors, tutte le attività fuori, sono ovviamente legate principalmente alle montagne. Le montagne rocciose attirano un sacco di persone in diversi periodi dell'anno, primavera, estate, inverno, eccetera, eccetera. Si scia in questa parte d'America, trekking, mountain bike, arrampicata, eccetera, eccetera, sono considerate super importanti qui. Andiamo avanti, ci metto Diary Block. Questa non ve la racconto, ve la faccio vedere direttamente. Vi starete chiedendo che cos'è questo? È latte che cade da là. Cosa aggiungere di questa città? Sicuramente la storia di Chipotle, l'ho già raccontata in un video dedicato, se vi va andate a cercarlo sul canale, e racconta questo sogno americano di questo fast food, diciamo tra i più sani d'America, la salvezza degli italiani in America, ed è una storia molto interessante. L'altra storia molto interessante legata ai brand per quanto riguarda la città di Denver è sicuramente quella delle scarpe Crocs,
che in Italia non sono ben viste, non rappresentano il nostro stile sia di calzature che di moda, ma in America hanno veramente fatto un successo esagerato, nato veramente per caso. Tre amici, tutte e tre legati al ramo dell'abbigliamento delle calzature, avevano progettato questa scarpa ideale per andare in barca. Poi il successo è nato così, casualmente, perché sportivi, attori, celebrities in generale hanno cominciato a indossare questa scarpa e la pubblicità è stata veramente automatica. È esploso questo marchio nel 2002 e non si ferma mai. La ricerca e sviluppo va avanti, ma oggi le Crocs sono all'ordine del giorno. Ci sono le Crocs per eventi sportivi, le Crocs colorate, le Crocs per dormire, le Crocs per fare colazione. È normalissimo vedere gente in giro con queste scarpe, soprattutto da quando le spille hanno reso super personalizzabili le varie scarpe. Ma arriviamo alla parte finale, quella del cinema e delle serie TV. Cambio di luci perché vi voglio parlare di Shining e anche di South Park. Shining, il famoso film di Kubrick, è stato ambientato e girato nelle Montagne Rocciose. Moltissime scene sono state girate poco fuori dalla città di Denver. Per quanto riguarda invece South Park, sì, è un cartone animato, ma è ambientato in Colorado. La città invece è di pura fantasia, ma è strettamente collegata alla città di Denver. Per i local ci sono tantissimi riferimenti che fanno appunto capire che si tratta della città di Denver. Spero il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ogni suggerimento è benvenuto, se non l'avete ancora fatto e vi va, iscrivetevi al canale, il tasto iscriviti è lì sotto. Vi ringrazio di aver visto il video fino a qui, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video, ciao!